Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a nome del Forum degli Allievi della Scuola Normale e del CEST, che ringrazio per l'aiuto a collaborare a questo incontro. Siamo qui ovviamente estremamente felici di accogliere in questa sede il professor Claudio Magris. Proprio per questo non intendo rubare tempo all'incontro che verrà. Cedo la parola subito alla professoressa Lina Bolzoni per un saluto di benvenuto e poi ovviamente al professore. Grazie. Sì, anch'io sarò brevissima. No, volevo dire che è veramente un piacere, un onore dare il saluto a Claudio Magris. Ricordo di aver avuto il piacere di sentirlo già qui alla scuola diversi anni fa in occasione di uno dei venerdì del direttore. Appunto, sarà veramente un grande piacere ascoltarlo e pensavo che, pensando appunto al suo ultimo libro, mi ha molto colpito, fra l'altro, diciamo, questo rapporto, no, tra il libro e il museo, tra la narrazione, la ricostruzione appunto della memoria e appunto il museo. E mi veniva in mente un esempio molto lontano, ma in parte simile, come quello del Museo dell'Innocenza, no, di Pamuk, perché anche in quel caso appunto siamo in presenza di un autore profondamente legato alla sua città, ma anche profondamente interessato ai problemi della società civile, profondamente interessato ai terreni di frontiera di passaggio, ma appunto non voglio dire altro se non che sono molto felice che gli studenti abbiano avuto l'idea di invitare Claudio Magris, lo ringrazio di essere qui con noi e ci prepariamo ad ascoltarlo. Grazie. Grazie. Non facciamo il mondo barocco alla rovescia, sono io che devo ringraziare, ringrazio per questo saluto caloroso e ringrazio gli studenti che mi hanno invitato, qui ho alcuni amici, l'amico e collega De Angelis, il più antico credo sia Remo Bodei, sono 54 più o meno anni che ci conosciamo, ci siamo conosciuti a Tübingen durante una vacanza e lui cantava il "Attocchi, attocchi, la campana suona". Vi ringrazio moltissimo. Cercherò, non è facile naturalmente parlare di un proprio libro, in realtà come diceva Kipling ogni racconto, anche il più modesto, la sa più lunga di chi l'ha scritto, che può solo raccontare come e perché ha avuto questa idea, anche perché i libri nascono, è difficile parlare dell'idea originaria, anche perché questa si modifica strada facendo, magari si crede di scrivere un libro su un determinato argomento. Quando io ho cominciato Danubio, un altro libro che ho scritto anni fa, non sapevo bene che cosa sarei andato a scrivere, se un reportage, un libro più di realtà, più di invenzione, oppure anche un altro libro alla cieca. All'inizio io mi ero concentrato sulle polene, che poi sono rimaste, ma diventando un tema secondario e così via. Allora, per lasciare poi tempo anche alle vostre domande, questo libro è nato, ci sono certamente da un forte interesse che io ho avuto, e mi ricordo che l'ho avuto una volta che mi trovavo a Francoforte e parlavo in occasione del Friedenspreis, del Premio per la Pace, e mi è venuta in mente questa storia vera, anche perché io credo che la realtà, almeno per quel che mi riguarda, ma anche per quel che riguarda scrittori di ben altra caratura, sia sempre più grande della fantasia. Svevo diceva la vita originale, e Mark Twain diceva truth is stranger than fiction, la verità è più bizzarra, è più eccentrica della finzione. Del resto lo sappiamo benissimo che basta guardarsi intorno a quello che succede a noi, nella nostra cerchia più stretta, più piccola, oppure nel mondo, per vedere che ci sono delle cose veramente inimmaginabili che hanno il sopravvento qualche volta sulla fantasia. Anzi, qualche volta scrivendo e inventando bisogna quasi frenare. Io ricordo ad esempio che quando scrivevo un libro precedente, si chiama La cieca,
c'erano alcuni dettagli della storia vera di questo libro, la storia di questi comunisti che vanno a costruire il mondo comunista nello stato più vicino, cioè la Jugoslavia, la fine della guerra, eccetera. C'erano dei particolari che, se io li avessi riportati, sarebbero stati, ove fossero stati mia invenzione, veramente kitsch, e invece erano veri. E quindi il punto di partenza, che però è rimasto, credo sia il punto di partenza e non l'unico argomento, è stata anche qui un fatto, una figura reale che io poi ho preso, e come succede per ognuno, anche lo scrittore più piccolo, vale quello che diceva per Thomas Mann, uno scrittore ha bisogno di una faccia, di una pancia, di un destino, lo prende e ne fa quello che vuole, senza che questo naturalmente abbia la pretesa di dire una verità oggettiva, in questo caso sulla persona. Allora, il punto di partenza era è la storia di un uomo che è veramente esistito a Trieste, che io anzi una volta ho incontrato, e che ha dedicato tutta la sua vita a un sogno, una mania, chiamatela come volete, di costruire un museo in cui voleva raccogliere tutte le documentazioni possibili sulla guerra, nel sogno di creare questo museo che doveva esortare la pace, una pace definitiva, una pace che assomigliava poi quasi alla morte. E quest'uomo ha sacrificato tutta la sua esistenza a questa alla costruzione di questo museo. Si faceva regalare sottomarini, camionette o cannoni dagli americani che arrivavano, la seconda guerra mondiale, dai tedeschi che scappavano, sacrificando tutto. E trovò poi una morte curiosa, oggetto anche di un processo, in una specie di baraccone dove teneva catastate queste cose, anche insomma completamente senza ordine, senza, se vogliamo, senza un senso dal punto di vista strettamente del museo, dormiva in una specie di bara, e questo, chiamiamolo museo, prese fuoco e lui morì in questo rogo. Ci fu anche un processo, nel dubbio che l'incendio fosse doloso, che si concluse con un nulla di fatto. Allora, che cosa mi interessava di la vita di questa persona? Mi interessava il fatto che qua subentra poi la parziale invenzione, per quest'uomo che aveva questa mania, proprio vittima della mania. Ora, io sono molto interessato alla mania, forse perché ne ho tante, perché sono un soggetto, oltre che uno che cerca di descriverla. E la mania è, da una parte, qualcosa di negativo, un'ossessione che prosciuga, che isterilisce la persona, che la fissa proprio idolatricamente su un dettaglio, qualcosa di feticista. Non a caso, non ricordo più quale umanista del Rinascimento diceva che soffrono di mania coloro, lui parlava da uomo per gli uomini, che giacciono poco con le donne, quindi qualche cosa proprio che sembra contrastare la vita, però è anche qualche cosa che dà forza, una specie di corazza che permette di resistere, di affrontare ogni smentita, e insomma nel mondo terribile e spesso invivibile in cui si trova a vivere, qualche volta è un paradossale aiuto. Ma quello che mi interessava, cerco di essere breve perché vorrei soprattutto parlare con voi, era, e a questo punto io ho preso lo spunto in realtà, ma poi sono andato per conto mio, il fatto che quest'uomo, la cui mania collezionista stava diventando sempre più coatta, sempre più anche insensata, a un certo punto sembra che quest'uomo si fosse messo a cercare qualcosa di diverso, che non è semplicemente il raccogliere, naturalmente, armi di ogni genere, perché erano carri armati, sottomarini, mitragliette, cerbottane, acidi raccolti con cui gli insetti secernono quando combattono contro altri insetti, perché questo era ossessionato, chiaramente, sinceramente amante della pace, ma affascinato della guerra, la guerra fra gli uomini, la guerra fra gli animali, la guerra fra le piante, la guerra di ogni genere, ogni cosa che poi qui anche nel libro diventa un'arma, naturalmente un libro può diventare un'arma, il denaro diventa un'arma, e le qualsiasi cosa, ma alla fine pare si fosse messo a cercare qualcosa di diverso, e cioè pare avesse trascritto, prima che fossero stranamente imbiancati, alcuni nomi incisi sulle mura della risiera da parte dei prigionieri. La risiera è un po' il minotauro di questo labirinto,
e la Risiera, una vecchia fabbrica di riso, in cui nei due ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale a Trieste c'era, unico caso in Italia, un piccolo, ma immerchin, come si dice in tedesco, comunque c'è un forno crematorio. In questa Risiera furono imprigionati dai nazisti, antifascisti, partigiani, italiani, sloveni, ebrei naturalmente in primo luogo, che venivano o inviati nei campi di sterminio in Germania oppure eliminati fisicamente, poi bruciati in questo rudimentale ma forno crematorio. E sembra, due cose credo siano all'origine di quello che ho scritto, io posso parlare solo delle motivazioni, non del libro, che non spetta a me naturalmente giudicare, che le vittime avessero scritto sui muri alcuni nomi, non nomi dei carnefici, perché i carnefici i nomi si conoscono benissimo, non c'è neanche i nomi delle vittime, perché anche i nomi delle vittime si conoscono benissimo, ma i nomi, diciamo, di quella che Primo Levi chiamava la zona grigia, di conoscenti, neanche necessariamente complici o delatori, che ci furono naturalmente anche, c'è anche il caso che io tratto di un delatore ebreo della sua gente, ma così di persone che personalmente non avevano mani insanguinate, ma che non avevano alcun problema a stringere mani macchiate di sangue. E queste scritte, questo è vero, furono stranamente coperte di calce, e quest'uomo, che era poi un grafomane, ha scritto centinaia di taccuini infiniti, in cui copiava tutto, ha anche scritto scene sui muri, raccoglieva pezzi di gomma americana masticata, però sembra che li avesse trascritti, e questi, è un fatto che questi taccuini sono spariti. Probabilmente li hanno portati con sé via gli inglesi quando nel 1954 hanno lasciato Trieste, finito il governo militare alleato. Io avevo cercato di mettervi in contatto con un funzionario tramite il professor Lepsky, che insegnava a Londra, il grande famoso linguista, ma non sono riuscito a mettere le mani. E questo naturalmente mi interessava, questo passaggio, diciamo così, dalla mania nel senso sterile, febbrile e anche ossessivo, a invece a qualche cosa di diverso, che è appunto la ricerca della verità, di un'altra verità naturalmente, e questo era uno dei punti che mi hanno interessato. Poi nel racconto che ho cercato di scrivere, questi oggetti che vengono disposti dal personaggio totalmente inventato, che è forse il vero protagonista vivo, spero, insomma, del racconto, che la donna che sta cercando di sistemare questo museo, questi oggetti sono degli oggetti da cui nascono delle storie, un po' come la lampada di Aladino, che strofinata fa apparire il gin che racconta le storie, quindi la storia di chi ha imbracciato quell'oggetto, di chi ha ucciso con quell'oggetto, di chi è stato ucciso. Anche qui storie, gli oggetti che vanno dal T-34, il leggendario carro armato sovietico che fermò l'avanzata nazista, fino alla cerbottana degli indios Chamacoco, e nascono e vengono integrate queste storie, per cui il racconto è costruito anche con queste storie che vengono integrate un po', se volete, gli esempi grandi servono per le cose piccole, come, non so, in quelle poemi, cantastorie del passato, in cui a un certo punto la vicenda principale veniva interrotta da fughe laterali, non era più l'eroe principale ma diventava un personaggio secondario, poi si ritornava e così via. E così, ad esempio, uno di questi oggetti è un'ascia dei Chamacoco. Chamacoco sono una popolazione india del Paraguay, che racconta la storia di quell'indio Chamacoco veramente esistito, anche qui la mia mania, mi interessano le persone, insomma, i destini reali, che è vissuto per un anno e mezzo o due nella Praga di Kafka, all'epoca di Kafka. Questo Chamacoco è portato da uno strano botanico, a cui è dedicato un'altra storia, quello che, non potendo fare altro
un grandissimo raccoglitore di cactus, anche qui guerra fra i cactus e i lepidotteri, che poi dedica questo cactus, il più puzzolente, a Hitler nella Praga occupata dai nazisti durante il protettorato. E quest'indio Chamacoco, che creava qualche problema quando vedeva uno spazzacamino, perché così nero, credeva fosse un demon degli Ian Abson e lo inseguiva con la sua ascia per i tetti, i famosi tetti e i giardini di Praga. E tra l'altro, da cosa nasceva cosa, quello che mi ha spinto, credo, a scrivere questo storia del Chamacoco, in questo libro che è diventato poi anche un libro pieno di orrore sulla storia come qualcosa, con il suo terribile forse di annientamento, di come per citare o per parafrasare Nietzsche, e che avevo letto, grazie all'amico Bertinetti, che si è occupato della lingua di Chamacoco, e mi sono letto questa grammatica, nella lingua di Chamacoco, pensate, la negazione espressa col futuro. E questa è una cosa straordinaria che gioca un ruolo nel libro. E cioè, se io dico ti amerò, non vuol dire, non è la promessa che domani, ma vuol dire che adesso non amo. È come l'esempio più facile è quello del debitore. No? Se dico ti pagherò, è sempre ti pagherò e non ti pago mai. E questa idea del futuro come negazione gioca anche un grande ruolo, adesso non voglio insistere troppo, in questa visione del libro. Poi ci sono altre storie. Un'altra è la storia del soldato Schimek, questo soldato austriaco della Wehrmacht, dell'esercito tedesco, fucilato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, alla fine in Polonia. Non si sa bene se perché eroicamente si è rifiutato di sparare a ostaggi inermi o perché aveva disertato. E la storia diventa anche però la storia di chi, del ricercatore che sulle sue tracce prima crea il suo mito, il mito del grande eroe austriaco, uno dei pochi antinazisti austriaci, sono molto pochi, e poi mentre viene osannato dai cultori, dai fedeli di questo povero diavolo di Schimek, invece sta demolendo il mito. Quindi mi interessava questa storia, questa distonia. Forse, per non farmi troppo lunga, il personaggio, diciamo, di questi che scaturiscono dagli oggetti, in questo caso che scaturisce da una sorta di primordiale arco caraibico, è la storia di un personaggio in cui mi sono imbattuto per caso, grazie a una mia amica di Parigi che l'ha nominata e poi mi sono messo a cercare, Luise Navarrete. Pensate, per darvi un esempio di tante storie che ci sono incastonate in questo libro, che naturalmente sono incastonate nella vicenda del personaggio, perché io credo che la nostra vita sia fatta da tante storie, dalle storie successe a noi, ma anche successe ad altre persone che si incrociano con la nostra, che diventano nostre. Pensate le persone che vivono con noi per breve tempo o lungo o per sempre, la cui storia diventa la nostra, qualche volta, ma anche nell'amicizia. Io qualche volta fatico a distinguere quello che è successo ai miei più cari amici, che mi è stato raccontato, da quello che è successo a me, cioè vengono integrate. Ed è la storia questa che vi dicevo, di una certa Luise Navarrete, che era una nera, pare ma improbabile, nata in Africa, ma più probabilmente nata nel Cinquecento, siamo nelle Indie occidentali, al tempo della conquista spagnola, con tutto quello che succedeva, libera, sposata a un bianco, cosa che non era molto semplice. Le leggi di Alfonso il Saggio, re di Spagna, prima della cacciata finale degli arabi, permettevano il matrimonio tra bianchi e neri, anche se era rarissimo, cosa che negli Stati Uniti è diventato possibile, lecito, parecchi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi 400, quanti sono, anni dopo. E questa donna che ha avuto una vita incredibile, io vi racconto come e perché ho scritto, non quello che è il libro che spetta a un critico giudicare, dire se è bello, brutto, eccetera. È sposata un bianco con dei figli, rapita dai Caraibi, per 5 anni ha fatto una vita, pare, tipo regina dei Caraibi, sposa o schiava del capo dei Caraibi, partecipando probabilmente a scorrerie, finché scappa, torna a casa e viene sottoposta a un processo da parte dell'Inquisizione, che aveva già bruciato 3 nere accusate di stregoneria, rapporti col diavolo, idolatria, eccetera. E là io ho cercato perché ci sono questi verbali dell'interrogatorio, io li ho visti con l'aiuto di amici dell'archivio
delle Indie, che si trova a Siviglia, che è il grande archivio. Anche lo, se no da solo non avrei capito niente, ma non tanto per lo spagnolo dell'epoca, ma quanto per la grafia e per che sono lo stato di questi verbali. Ed è interessantissimo perché dà l'idea intanto di come ogni vita, la storia di ogni vita sia come un palinsesto su cui vengono scritte sopra delle altre storie e si va sempre più sotto. E questa donna, che doveva essere veramente un genio, riesce insomma, a recitare mirabilmente, a quel poco capito, poi io l'ho naturalmente ripreso, ricreato, inventato, quello che volete, la parte della donna sottomessa, della donna che naturalmente non ha iniziative, per cui viene, non solo viene scagionata, ma anzi reintegrata quel titolo di donna da bene e torna a vivere col marito bianco. E qua la sua storia finisce. E questo naturalmente fa sì, io non avrei potuto scrivere questo libro se non ci fosse se un personaggio che all'inizio era solo funzionale è diventato, credo, il vero protagonista, cioè Luisa si chiama, la donna incaricata di sistemare il museo e di crearne, che quindi crea anche queste storie un po' con una tecnica che può essere quella delle videate, delle finestre di computer che aprono continue storie, o quella degli antichi cantari. È una donna che io immagino, questa è puramente inventata, è figlia di due esili, cioè figlia di di una ebrea triestina doppiamente vittima della Shoah che ha sterminato la sua famiglia, ma anche vittima di una terribile colpa perché equivoco anche qualcuno della sua famiglia si è trovato a fare per vendetta, credendo di essere stato denunciato da delatore, quindi che vive in questa duplice distruzione, e di un nero, un sergente afroamericano arrivato con l'esercito americano, con l'esercito alleato, quando è arrivato a Trieste nel 45. E qui la storia di Luisa, la storia della sua vita, la storia di questi due esili, sono le due grandi stirpe, gli ebrei e i neri, che possono legittimamente dire come possiamo cantare le canzoni di Sion in terra straniera, perché naturalmente il galut e la tratta, la tratta dei neri ridotti in queste stive negriere come embrioni proprio nelle stive, poi sputati sulla terra inospitale. Tra l'altro mi ha sempre colpito che la terra promessa, la terra di Canaan, porti il nome del maledetto, perché Canaan è stato il maledetto da Noè, quello che ha anzi invocato da alcuni come giustificazione della schiavitù dei neri. Questo gioca, e poi c'è tutta una storia, una storia d'amore, una storia di rapporto tra figli e genitori, su che cosa significa essere figli di genitori che si amano forse anche troppo, che può essere anche problematico, certo. Non è simpatico essere figli di genitori che si detestano, ma e quindi si aprono tutte queste vicende, queste storie, che ruotano anche qui intorno, ma vista in modo diverso, questa risiera. Quello che mi ha colpito della risiera a Trieste era un altro elemento, e cioè il fatto che la risiera, questa cosa, è stata a lungo taciuta a Trieste. Io stesso, per esempio, che sapevo tutto, cresciuto in famiglia antifascista, eccetera, che sapevo tutto del fascismo, dei torturatori, la banda Collotti, che erano i torturatori della famosa Villa Trieste, fucilati alle porte di Mestre, tra l'altro da un signore che ho conosciuto, un anziano avvocato molto simpatico, che li aveva riconosciuti e che ordinò della sua unità di GL di Giustizia e Libertà di fucilare. Però della risiera non se ne parlava, e questo è stranissimo, perché poi se ne è parlato, ci fu anche un processo che arrivò a nulla di fatto come testimonianza, ma questa strana, che non direi rimozione, ma dimenticanza, un oblio, in qualche modo questo fumo che si spandeva, che usciva dalla risiera, che si mescolava al profumo del mare dove andava, tra l'altro l'olfatto gioca un grande ruolo in questo libro, perché sono dagli oggetti che si parte, dalla fisicità degli oggetti, toccarli, sentirli, vederli, annusarli, cioè, e questo credo mi ha molto spinto a scrivere questo libro, perché non riesco ancora a capire perché. Adesso è una cosa nota, sono usciti dei libri, ma molto tardi. Io stesso, ad esempio, io avrei potuto, tanto per dire, conoscere quando insegnavo a Monaco, ma ancora non mi era veramente arrivata questa storia, quando insegnavo a Monaco, quindi siamo negli anni 72, 73,
andare in una birreria e conoscere Oberhauser, l'unico condannato all'ergastolo, ma in contumacia, perché era in Germania, che finì felicemente birraio in questa birreria. Insomma, almeno vederlo in faccia, insomma, e invece non l'ho fatto, perché non sapevo. E non è che fossi particolarmente, insomma, ignorante o disinteressato, tutt'altro. E questo credo sia questo anche un elemento che mi ha mosso. Naturalmente è un libro che che è pieno di ricerche, di cose, di dettagli, perché le armi, i colori, gli odori, questo è che sia poi soprattutto la narrazione si sposta su orizzonti molto lontani, dove lo Yiddish incontra il creolo, il linguaggio afro-francese o franco-africano degli schiavi nelle piantagioni e dei loro e dei becchè, i loro padroni. E naturalmente c'è questo nesso anche tra. Anche il problema è un problema linguistico, perché ovviamente il protagonista non parla e non potrebbe parlare come parla Luisa, naturalmente. E il linguaggio della precisione, diciamo, museale non è e non può essere il linguaggio necessariamente delirante di certi momenti in cui la storia sembra mostrare la sua insostenibilità. Io credo, ricordate, Manzoni diceva: lo storico accerta i fatti e poi uno scrittore cerca di capire come e perché gli uomini li hanno vissuti. E lì è necessario inventare, fare illazioni, fare immaginare, quasi integrare queste vite dando loro quello che non hanno ricevuto o che non hanno potuto ricevere. Forse il capitolo più significativo di questo è anche qui, dove la storia dimostra la sua insostenibilità, in certi momenti il suo grottesco, che poi diventa forse il capitolo più grottesco, orgiastico e violento del libro. Pensate che il 20 aprile del 45, quindi 20 aprile 45, quando i russi sono già a Berlino, si festeggia a Miramare, questo castello, questo parco pieno di questi mirabili alberi fatti venire da Massimiliano, dal Messico, dall'America, e poi infatti c'è tutta una questione di tempi che si mescolano in un delirio, i tempi di Massimiliano, i tempi di questo, i tempi contemporanei. Dunque il 20 aprile si festeggia il compleanno del Führer, perché Hitler era nato il 20 aprile. E questo mi sono documentato rigorosissimamente, poi ho tutto pasticciato in questo delirio. Il Rainer, il Gauleiter, il capo non militare, ma il capo, diciamo, dell'apparato proprio repressivo, due giorni prima di tagliare la corda, quindi sa già che taglia la corda, tiene un discorso, e questo discorso è vero, in cui dice che è sicuro che in questo momento tutti, compresa l'Inghilterra e gli Stati Uniti, si renderanno conto che bisogna unirsi tutti per difendere l'Europa dalla marea rosso-slava che sta avanzando. Lui scapperà dopo due giorni e poi lo prenderanno e sarà impiccato. Il giorno dopo, cioè tre giorni dopo questo discorso, Globocnik, il capo della risiera, boia numero uno, scapperà, poi sarà preso e si suiciderà. E naturalmente Rainer non parla di ebrei, perché non è il caso di parlare in questo momento di ebrei, in America ce ne sono troppi, in quell'America che si augura alleati. E la cosa veramente struggente, terribile, patetica, è che tutti ripetono questo discorso, il podestà fascista, il prefetto, e questo vabbè, nessuno ci crede, ovviamente, tutti sa. Gli unici che sono costretti in qualche modo a cercare, a voler credere, sono i poveri diavoli dei collaborazionisti slavi dei nazisti, i domobranzi sloveni, il cui rappresentante ripete da sloveno questa necessità di opporsi alla marea slava. Poco dopo moriranno moltissimi, con il Contito, il capo, insomma, il rappresentante, gli Ustascia, dei cecnici serbi e Domanov dei cosacchi. Quindi questi, insomma, come si dice sprezzantemente a Trieste, sciavetti costretti a fare la parte dei Nibelunghi che si oppongono. E qua diventa tutto un elemento, per dirvi una degli aspetti con cui io mi sono trovato a fare i conti. Naturalmente questo mi è costato moltissime ricerche storiche, ricerche di ogni genere, e anche il problema proprio della scrittura come cicatrice o come ferita, questo dilagare di questa ossessione.
naturalmente quando ci inventa, anche qui la realtà è terribile, vorrei finire con questo, perché sennò sto già parlando troppo, a proposito degli scherzi che può fare la realtà vera, io quando racconto e invento l'ultimo periodo di mania del protagonista, prima della sua, chiamiamola, redenzione, di questo mettersi alla ricerca di cose terribilmente importanti e vere, non solo oggetti affascinanti, se volete, ma senza senso, come questo catasto di armi, immagino che sta raccogliendo, e tra l'altro quindi copia scritte oscene dai muri, dei gabinetti pubblici, eccetera. A un certo punto c'è un passo in cui avevo messo appunto in uno di questo suo delirante copiare, c'è una scritta oscena, chiaramente un invito fatto da una donna, e dice se ti piace, eccetera, eccetera, chiama, e mi ero inventato un numero. Essendo a Roma avevo messo 06 e poi ho messo un numero inventato. Grazie a Dio una collaboratrice di Garzanti, perché ha salvato l'editore e me da un disastro finanziario e dalla galera, è andata a controllare questo numero, corrisponde a un numero di una rispettabilissima signora romana che naturalmente ci avrebbe, giustamente. E questo, vedete, mi ha fatto pensare, vedete anche qui la realtà che fa degli scherzi e degli sgambetti, ed è terribile raccontare quando non si raccontano delle cose del tutto, diciamo, surreali. È chiaro che la metamorfosi di Kafka non corre questo rischio. Ma se io racconto la storia di un pedofilo, devo sistemarlo da qualche parte. Magari lo metto in via Carpaccio al primo piano, dove sto io, e in questo caso io mi scoccio, perché naturalmente sono io che abito e vengo identificato. E questo era per dire come la storia. Il libro, non spetta a me dirlo, io ci ho messo certamente molto, ci ho messo anche tanto tempo, certo uno non fa solo quello, ma insomma è stato una specie di mescolanza di delirio maniacale di precisione e delirio maniacale di sconvolgere tutto col linguaggio. Vi ringrazio e sono doverosamente pronto a rispondere a domande, a richieste, accuse, rimproveri, quello che volete. Grazie ancora il professore, e adesso diamo la possibilità a chiunque voglia di fare domande o appunto come diceva il professore stesso, presentare, accuse anche, come speriamo di no, però nel senso qualsiasi intervento è assolutamente gradito. C'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio? Volevo sapere se i nomi della risiera, quelli sono veri, quelli che vengono trascritti e probabilmente riportati nel libro. Sì, i nomi, nel libro i nomi della risiera, intanto quelli dei carnefici sono veri, e anche i nomi di alcune delle vittime documentati sono veri. I nomi di questi eventuali, chiamiamoli complici passivi, complici innocenti, io qualcuno lo invento, ma no, intanto perché non si conoscono. Questo è il problema, è proprio quello della cancellazione. Certamente ci sono episodi che sono veri, per esempio il fatto, quando io racconto di un personaggio molto influente a Trieste, che è con un atto molto in sé generoso, è riuscito a far scarcerare un suo ex dipendente dalle SS, ma perché era un po' di casa frequentando le SS, ma non frequentando che partecipasse, frequentando come uno di noi va a cena queste cose qui, no? E questi nomi sono il problema naturalmente che si pone, è una cosa veramente curiosa questa, non solo quello dei nomi, no? Ma per esempio
e questo è vero, e qua faccio il nome vero perché è fatto storico, è come se uno, come, che so, facciamo grandissimi esempi che valgono anche per i libretti, insomma, Bagration, un vero generale, no? In guerra e pace. Allora, Lerch, il colonnello Lerch, boia numero 3 della Risiera, è tornato a vivere per un paio d'anni a Trieste, mi pare nel 48, quindi la guerra finisce nel 45, nel 45 lui riesce a tagliare la corda, poi è diventato presidente degli esercenti a Klagenfurt, c'è ancora il caffè Lerch, credo ci fosse ancora, sono anni che non vado a Klagenfurt, ma fino a qualche anno fa c'era, e torna e vive in una villa frequentando, e poi io invento la storia che la madre di Luisa, questa donna la cui madre, credendosi denunciata da un altro ebreo, denuncia a sua volta, e quindi c'è questo tragico equivoco e colpevole, ma e questo è naturalmente inventato. Però il fatto che lui frequentava il colonnello Baumann, che era il capo in quel momento, nel 48, il capo del governo militare alleato, e frequenta persone, insomma, della società triestina, insomma, questo. Quindi i nomi, diciamo, storici sono nomi veri, i nomi dei cattolici, gli altri sono dei personaggi, sono ovviamente inventati. Io avrei in realtà tre domande, due generali e una di carattere più personale. Allora, la prima, mentre lei appunto parlava della questione della Risiera, che è stata una, diciamo, uno dei principali elementi che l'hanno spinta quindi a scrivere il libro, ha usato la parola oblio, che è sicuramente una parola chiave all'interno della sua produzione, non per niente nell'intervento che lei ha fatto nel 92, dopo appunto la caduta del muro e quindi la necessità di rivedere Danubio dopo la caduta e quindi dopo la restituzione dell'altra Europa all'Europa, come lei aveva detto, e lei appunto si era definito, cioè il dovere dello scrittore era quello di essere un guerrigliero contro l'oblio. Dove in Danubio lei l'aveva fatto, diciamo, con una precisa idea, cioè di calarsi all'interno del mondo che lei aveva studiato per tanti anni, quindi quello danubiano, e successivamente invece con Microcosmi ha ricreato, diciamo, quel paesaggio dell'anima appunto con i luoghi che sono invece, che fanno parte della sua vita in modo più personale, quindi ha attuato questa guerra contro l'oblio secondo due frangenti diversi, due aspetti diversi. Come invece ha deciso di ingaggiare questa guerra contro l'oblio, quindi l'avere a che fare con l'Ungleichzeitigkeit di Bloch, in questo libro? E la seconda domanda invece è, mentre lei appunto parlava prima della vicenda del ricercatore che segue per l'appunto la fucilazione misteriosa del presunto grande condottiero austriaco, vi è un riferimento autobiografico in quanto lei stesso ricercatore nel suo lavoro giovanile, il mito asburgico, inseguendo lo scheletro del mito, in realtà lo stava anche demolendo, si è tanto detto a riguardo anche in una ricezione negativa del mito, ma lei stesso poi si è espresso in questi termini, quindi mi interesserebbe sapere se vi è un legame per caso all'interno del libro. E l'ultima invece, quella di carattere personale, mi piacerebbe che magari lei parlasse della sua vicenda come studente a Torino, perché io sono triestino, studio qui alla scuola e vorrei fare il germanista, e quindi mi sono rivisto molto effettivamente nel modo in cui lei ha scoperto l'Austria in controluce, come ha detto la professoressa Lunzer a riguardo, e quindi mi piacerebbe che parlasse effettivamente della sua esperienza come studente, come ha scoperto. Cerco di essere breve, sono domande fondamentali. Allora, la prima, dunque, lei parlava dell'oblio, in questo caso della... Dunque, certamente io penso, allora, per quel che mi riguarda, io, mentre credo che la memoria come ossessione e fissazione sul passato sia qualcosa di negativo, anche la fissazione sui torti subiti, questo presentare continuamente il conto di quello che si è subito o di quello che da parte ha subito, questo credo sia una cosa da cui bisogna liberarsi. C'è una bellissima frase di uno scrittore notevolissimo di cui io sono stato amico, Edouard Glissant, uno scrittore nero dei Caraibi, di lingua francese, uno scrittore straordinario, dove, esprimendosi contro la richiesta di scuse da parte dei discendenti di chi ha fatto torto, dice,
discendente degli schiavi, che esige le scuse dei discendenti degli schiavisti, si fa piccolo. Il discendente degli schiavisti non ha da chiedere scusa, deve sapere che nel patrimonio che lui eredita c'è anche questa macchia. Se è un inglese, deve sapere che c'è la gloria della Magna Carta che non giustifica la tratta e l'infamia della tratta che non cancella la Magna Carta. Quindi credo molto, e viceversa, nella memoria non come memoria del passato. In questo senso mi ricordo sempre che Marin Biagio Marin diceva il passato non esiste, ma non intendeva dire che non esiste, intendeva dire che o ci sono le cose che hanno un'importanza meramente funzionali e quindi non esistono più, le scarpe che ho buttato via l'anno scorso non ci sono, non è che vivono nel passato, oppure i valori, soprattutto le persone, sono. Io credo sempre che tutto ciò che ha valore, senso, non parliamo poi di investimento affettivo, bisogna parlare al presente. Così come noi diciamo che Shakespeare è un poeta, non che era. Fatto affari suoi che sia morto 400 quanti anni fa è morto, però è, non è che non sia più un poeta perché è morto. No? E questo vale per tutte le cose, vale naturalmente per i valori, per i disvalori, per le infamie, per queste, in questo modo però libero. Naturalmente c'è anche un aspetto, e qua si entrerebbe in questo libro, soprattutto nella storia di Luisa, nella storia sentimentale di Luisa, nelle implicazioni anche di vita amorosa e così. C'è qualche volta anche, c'è qui è venuto un certo rispetto per un oblio come, sì, come riposo, come insomma in qualche modo non possiamo pretendere di fare sempre i conti con tutto, e c'è qualche volta qualche cosa che forse, ma qui non sto esprimendo un'opinione personale, credo naturalmente, certo che bisogna essere sinceri con noi stessi, però qualche volta anche si può sospendere l'esame di coscienza o l'inquisitoria contro noi stessi, non lo so, insomma, e questo è un problema molto, molto, molto complesso. E curiosamente, naturalmente, c'è un oblio colpevole come quello che riguarda i fatti che diceva la Ligiera, e poi c'è un altro oblio che qualche volta è come un sanare una ferita. Non so se sia giusto, perché io non amo l'oblio, ma però qui c'è forse questo libro, per quel che mi riguarda, per volte una certa pietas nei confronti di una, insomma, di un oblio che qualche volta di cui possiamo avere bisogno per non essere schiantati. E l'altra cosa, sì, certo, io credo il problema non è di costruire demolendo, certamente noi a ogni fascinazione dobbiamo resistere, ma resistere non vuol dire negare questa fascinazione, perché guai se non la sentiamo. In fondo, quando si ricorda l'Odissea, quando Ulisse sale nel letto di Circe e Circe si accorge che non è uno dei tanti che si trasformerà e gli dice: tu devi essere Odisseo, colui che non si lascia affascinare, il che naturalmente è pregio, difatti Ulisse non si fa trasformare, però è anche terribile, è anche la condanna di Ulisse, perché non farsi affascinare è tremendo, se uno non si lascia affascinare da niente, beh, insomma, ha una sorte che è peggiore forse di quello che si fa trasformare in maiale o in qualche altro animale come la cire. E il problema è che naturalmente di fronte a ogni, soprattutto a ogni autocelebrazione, non tanto individuale quanto storica, politica, così, insomma, il mito ha bisogno di illuminismo, questo insomma, lo sappiamo, insomma, questo è certamente di un illuminismo che non sia la distruzione del mito, ma che sia quella resistenza razionale che ci permette di integrarlo senza perdere la sua forza poetica. Noi che il mito ha bisogno di illuminismo, perché noi dobbiamo sapere che nessuna dea né donna è nata dalla spuma del mare e dai genitali di nessuno, però il mito che fa nascere Afrodite e Venere in questo modo, dobbiamo anche crederci contemporaneamente, il nesso fra l'infinito, l'amore, l'eros, il mare e così via, in questo senso. E questo riguarda anche, credo, l'atteggiamento verso una civiltà. Tra l'altro, è una cosa curiosa quella di citare il mito asburgico, per esempio spesso in quel libro, so quali siano i suoi meriti e demeriti, o insomma i limiti, i superamenti, tante cose, è che il modo in cui viene anche espressa una negazione, qualche volta anche è il recupero di ciò che viene negato. La parola vanità, per esempio, non è solo negativa,
perché c'è anche qualche cosa di struggente della vanità, ed è per questo proprio interessante che la prima traduzione in tedesco della, che era che è proprio una traduzione solo, diciamo, contenutistica, ha fatto leggere il libro come una ideologica distruzione del, ecco, mentre invece quindi io passavo lì per un distruttore del, così, mentre invece la traduzione francese mi trasformava in un nostalgico vecchio signore, insomma, tutte queste cose qua. E quella terza cosa diceva di Torino, beh, di Torino, sai, io dovrei parlare fino a domani mattina, perché Torino è la, io così come ho due figli fra cui non scelgo, ho due città che sono, poi ne ho molte altre, ho vissuto anche in Germania, insomma, insomma, Torino e Trieste, Torino è stata veramente fondamentale. Sa, Torino in quegli anni, poi, a parte che c'era un corpo docente straordinario, cominciare da Vincenti, che era uno dei germanisti che più resistono al tempo, con cui ho avuto la fortuna di laureare, e poi la tradizione è continuata a Torino, poi c'è stato, ma più tardi, quando non ero più studente, ma collega a casa, tanto per dire uno, insomma, è stata tutta una grande tradizione. E poi, sai, erano in filosofia, in storia, i Venturi, i Maturi, i Rostagni, insomma, era veramente un mondo non mitico, ma veramente una grande. E poi in quegli anni Torino, dunque io ho studiato, sono andato a Torino nel 57 e ho finito l'università nel 62, e in quegli anni Torino ha raddoppiato la sua popolazione con l'immigrazione meridionale, con tutti i problemi che, come vediamo adesso, che l'immigrazione, problemi pratici che ci sono, naturalmente pregiudizi, perché la stampa scriveva macellaio calabrese ammazza la cognata, mentre invece se era di Asti non diceva macellaio di Asti ammazza la cognata. Però, e questo era veramente, era, poi Torino era una città che, oltre a questo aspetto rigorosamente accademico, proprio che era anche una città che, in cui succedevano, insomma, uno era costretto a stare al tempo, insomma, quella trasformazione dell'Italia. Sa, Torino era nato tutto, a Torino è nato il comunismo, è stata una capitale dell'antifascismo, del liberalismo più aperto, insomma, era una città in quegli anni soprattutto estremamente, estremamente viva, e quindi correggeva un po' la, così, la, se vuole, anche con una febbre di lavoro che può essere pericolosa, ma correggeva la, così, la libertà gipsy un po' di Trieste, che anche col pericolo di un eccesso di integrazione nel mondo del lavoro, naturalmente. Però è una città in questo senso interessantissima, dove poi l'università era il centro anche di molte cose della vita cittadina che non c'entravano direttamente con l'università. Quindi quello che era interessante era che da una parte c'era questo mondo accademico, racconto solo un aneddoto, dunque Vincenti e Rostagni, grande latinista, io ho fatto un esame con Rostagni che ti guardava, dovevamo portare tutto Virgilio, tutto Orazio, l'appendice, e lui non diceva niente, guardava con questo suo volto che era molto anziano, sembrava una vecchia indiana, pelle rossa, come e i due erano tra i più antichi, non per tanto solo per età, ma proprio membri della facoltà, quindi si conoscevano da una vita. E una volta l'hanno preso, io andavo su con Vincenti che mi aveva invitato a casa sua, e abbiamo preso, cioè loro hanno preso, mi hanno preso su anche me, un taxi, è sceso prima Rostagni, e si sono salutati e così, e poi Vincenti ha detto, ah, è qui che sta Rostagni, conosceva da 40 anni, non sapeva neanche dove stava, quindi c'era questo e contemporaneamente l'università era un luogo, arrivavano tutti i matti, quello che io anche ho cercato di raccontare, il famoso magistrato pazzoide che veniva a parlare, era un luogo, le ripercussioni politiche, cioè era un'università che contemporaneamente aveva una sua grandeur proprio accademica nel vecchio senso del termine, ma vecchio senso, e anche viceversa completamente immersa, cosa che in altre città non ci sono, per esempio a Trieste l'università non è mai stata rilevante sul piano della vita cittadina. Poi c'erano eccellenti studiosi, tanto per dirne uno, prima ovviamente Cassola, che se lo può, io storico antico, se lo può invidiare chiunque, però l'Università di Trieste non è mai stato un punto dove le tensioni, le contraddizioni, le cose belle, le cose brutte della città arrivavano. Un po' così, oasi, mentre invece è Torino, in questo senso, poi avrei tantissime cose da dire, se comincio a parlare di Torino non finisco più. Sì?
Allora, vabbè, la prima cosa, un'osservazione, nel senso che mi incuriosiva il discorso che lei faceva sull'oblio, che a volte può essere, diciamo, benefico, quasi necessario, che, diciamo, è un tema, ad esempio, che ricorre, diciamo, che ho sentito spesso, diciamo, toccare da Javier Marías. Non so se mi incuriosiva perché avevo sentito appunto, non so se a Torino ha parlato su YouTube, comunque, che proprio parlava di questo tema, e quindi mi chiedevo, non so se, diciamo, qual è la sua, diciamo, anche il legame con questo autore, se c'è. E poi un'altra cosa, invece, lei tante volte mi pare che comunque dica che i legami per lei tra il saggio e il romanzo sono fluidi, però le volevo chiedere di tornare appunto sui legami appunto tra saggio, romanzo e ricostruzione storica, anche a partire da, diciamo, alcune tendenze letterarie contemporanee, penso ad esempio a Carrer, ma anche, diciamo, dall'altra parte, diciamo, una tendenza forse complementare ma di segno opposto di quello che adesso viene chiamato lo history telling, cioè la tendenza a romanzare la storia. Va bene, grazie. Grazie, dunque, certamente l'hai accolto nel segno. E in questo parziale, perché è sempre in minoranza, ma atteggiamento meno negativo verso l'oblio da parte mia, resta fermo quello che ho detto, la presenza di tutto quello che, non la memoria, ma la presenza di tutto ciò che ha valore, che amiamo. Certamente Javier Marías ha avuto certamente un ruolo. Io conosco molto bene Javier Marías, ho letto molte cose, quello che lui dice sul segreto, sulla verità, sul dirla, non dirla, tacerla, che mi fa sempre venire in mente quello che diceva Gracián, dire la verità è pericoloso, è come fare un salasso al cuore. Continuo a credere che, come dice il Vangelo, e Freud aveva copiato questa scritta nel suo studio, la verità vi farà liberi, intendiamoci. Però certamente c'è anche un aspetto così della... di violenza che può estendere la verità. Mi viene in mente adesso, pensate nell'anatra selvatica di Ibsen, il fanatico, come si chiama, Verles, sì, fanatico della verità. Javier Marías, a parte il fatto che Javier Marías è il mio re, perché io sono un suo duca, perché lui ha in questo pazzesco regno di Redonda, che lui ha fondato, lui mi ha nominato, cioè non lui. Cioè, voi sapete la storia di Javier Marías, e quando io sono stato nominato, cooptato, non eletto, eletto è una parola democratica che non va bene per una camera di duchi, e mi sono scelto il nome di duca di seconda mano, Javier Marías mi ha scritto, guardate che ci conosciamo, proprio abbiamo abbastanza confidenza, io lo ammiro molto per tante cose, mi ha scritto che purtroppo, non potendo dare come dovrebbe un sovrano un feudo, cioè un terreno, un territorio, allora mi dava di sua tasca 2.500 euro. E quindi certamente Javier Marías ha avuto l'altra domanda, ma il problema credo il problema sia trascrivere storia e scrivere storie. Cioè, ricordate, mi viene in mente quando lei faceva la seconda parte della domanda, Norman Mailer, quando dice history is fiction, credo, fiction is history, cioè la necessità della fiction per raccontare la storia, quando la storia viene vista non soltanto nei grandi eventi o in termini di cifre, di numeri, ma calata nel destino. E il problema, naturalmente, credo oggi, da tempo, sia il fatto, il conflitto fra la necessità, in cui io credo profondamente, nel cercare una razionalità, cioè una razionalità, insomma, un filo, insomma, non arrendersi all'incomprensibile, all'irrazionale, insomma, questo, e la difficoltà di narrarlo. La differenza fra lo scrittore ottocentesco, diciamo, e quello successivo, è che lo scrittore ottocentesco poteva usare lo stesso linguaggio, la stessa sintassi, per raccontare le cose che inventava, cioè la fantasia, tutti i suoi deliri, e per
i suoi scritti se li faceva etico-politici o storici. La sintassi, la lingua di Victor Hugo nei Miserabili non è sostanzialmente diversa da quella che lui usa quando scrive contro Napoleone III. Kafka non avrebbe potuto scrivere con lo stile della Metamorfosi un messaggio, che so, politico di solidarietà con i minatori della Slesia, no? Perché diventa... E questo è naturalmente il grosso problema. E il problema, cioè, della necessità, io credo, della distorsione del maelstrom, di spaccare tutto, insomma, di raccontare la storia come il... come si chiama, dai, il Günter Grass, dai, il tamburo di lata, e queste cose, e senza però perdere il senso della necessità di ricercarne un filo e una comprensione che sia anche razionale. Questo, c'è una bellissima osservazione che io sento molto, che ha fatto La Capria, quando dice: i capolavori narrativi del Novecento sono capolavori falliti. E con questo non intendeva negare, non intende negare il valore a Kafka, Svevo, Proust, eccetera, Compagnia Bella, ma intendeva dire che si tratta di narrazioni che, quando si misurano col problema del rapporto tra l'individuo e naturalmente la storia, eccetera, assumono su se stessi, nelle proprie strutture, l'impossibilità di trovare proprio un filo ordinato e in ordine, e quindi devono in qualche modo assumere nelle proprie strutture il fallimento di una comprensione, diciamo, ordinata e così via. Certamente ci è più difficile pensare la storia come la pensava io, per amor di Dio, grandissimo Benedetto Croce, no? Insomma, chiaramente, a cui corrispondeva ovviamente la sua sintassi gloriosa e chiara. E questo io credo sia un po' la risposta, io sento molto, il problema tra history e fiction. Due domande. La prima... Lei ha inventato, diciamo, il concetto di Mitteleuropa. Le volevo chiedere, oggi che vediamo costruire muri, uno in Ungheria, un altro forse ne costruirà l'Austria, e sempre il moltiplicarsi, diciamo, alle frontiere, lei vede ancora questo ideale, o secondo lei la sua idea o l'idea di chi vedeva, diciamo, un mondo germanico unito è stato tradito? E la seconda domanda invece è: non c'è il rischio nei suoi romanzi, come è in Danubio, che ne confesserò, ho fatto fatica a finire, che la storia, diciamo, l'intreccio narrativo venga travolto dalle citazioni o dal piacere per gli episodi dotti o per la ricerca documentaria? Dunque, allora, prima domanda. Io non ho inventato assolutamente niente. La parola Mitteleuropa, oltretutto, è una parola che ha tutta una sua storia molto lunga, è una parola che, come un chewing gum, una gomma americana, perché ha significato storicamente le cose più diverse, nasce, cioè Arduino Agnelli ha scritto un libro proprio su questo, nasce a metà dell'Ottocento, quindi siamo per indicare uno spazio economico nel centro Europa, dominato dall'elemento austro-tedesco e ungherese, diventa poco dopo anche una parola d'ordine anche di aggressivo nazionalismo tedesco, il libro di Naumann, che si chiama Mitteleuropa, addirittura in Zurich assumerà sfumature nazionalsocialiste, anche se trasfigurate da una personalità soggettivamente non infame, ma oggettivamente chiaramente. E poi contemporaneamente significa il contrario, viene a significare una specie di identità che non si identifica con alcuna nazionalità precisa. Era quella che Urgidi, lo scrittore praghese di lingua tedesca, che tenne il discorso per i funerali di Kafka, dice, nel suo romanzo Il Trittico di Praga, dice: ich bin hinternational, giocando il tedesco, che hinter vuol dire dietro, no? Cioè io sono dietro, e quindi tutta questa storia qua è diventata una... In genere, quando si dice Europa, si vuole indicare qualche cosa, una specie di civiltà, in qualche modo, che risulta da una sorta, non so bene se di somma o di sottrazione, di quello che è specificamente, che poi anche quello non so se esista qualcosa di specificamente nazionale, in cui, ecco, i due elementi che davano una certa
dimensione sovranazionale a questo mondo così variegato di tante nazionalità diverse, tedeschi, ungheresi, italiani, sloveni, croati, eccetera, 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 erano la lingua tedesca, naturalmente, e l'ebraismo. Come, e era la simbiosi ebraico-tedesca che un po' il senso in qualche modo è mito Europa, e la tragedia è stata che una metà ha distrutto, ho cercato di distruggere l'altra. Non credo sia affatto di per sé, non è un valore o un non valore, è la constatazione, come quando noi parliamo, ad esempio, quando, ripeto, prima citavo Glissant, parla della creolità come una sorta di modo di vivere la propria specificità identitaria, quando dice ad esempio contro i suoi stessi, cioè contro, polemizzando con i suoi stessi compagni di lotta, perché è stato molto attivo insieme a Frantz Fanon nella protesta politica per la causa che, contro la discriminazione razziale, eccetera, eccetera, quando dice che le radici non devono sprofondare verso, nel buio atavico delle origini, che poi non ci sono, perché, ma stendersi come rami di un albero fino a incontrare altri rami e stringere. Questo, però la creolità di per sé non è un valore, no? Non è che sia, come non è un valore essere pisani o essere italiani o essere triestini, no? Non so neanche se sia un dato proprio di essere, insomma è una provvisoria, insomma una definizione abbastanza, diciamo che il 60% è utile perché designa una identità, in questo però non è affatto un di per sé, insomma, un valore. Certamente si tratta di un mondo che per varie ragioni, non ultima la mia provenienza triestina, il fatto di appunto insomma di venire da un mondo in cui appunto i patrioti italiani che combattevano contro l'Austria avevano nomi tedeschi o slavi, in cui Slata per simbolo per eccellenza insomma di questo amore per l'Italia scriveva alla moglie: tu sai che sono slavo tedesco italiano. Questo certamente però non è affatto un valore. E l'altro, dunque l'altra cosa, allora questo sì, certo ci può essere un pericolo, ma questo sta, bisogna vedere. Allora, un conto è, questo non c'entra con questo libro, perché non è completamente diverso in questo senso. Lì io credo che qualche volta, evidentemente, penso di essere riuscito a trasformare la erudizione in un elemento narrativo, come la storia dell'ingegner Nevekhlovsky che tutta la vita non faceva che raccogliere tutti i dati possibili e immaginabili sul Danubio superiore, i nomi di tutti gli osti che bestemmiavano e di chi metteva il sale, troppo sale nella minestra, eccetera, e qualche volta evidentemente non sarò riuscito, ma questo è non credo che di per sé questo sia né un pericolo né un pregio, è un modo di essere. E quanto alla cosa, approfitto perché ho rispondere anche a una parte della domanda che mi era stata fatta in precedenza, il racconto è saggio. Io credo che al di là delle considerazioni storiche, del romanzo saggio avvenuto in una certa epoca, credo che non sento nessun, intanto non è che un genere sia superiore a un altro, no? Per fare esempi eccelsi, non è che Omero sia meglio di Platone o Platone meglio di Omero, per dire, no? E questo vale a qualsiasi livello. Ma credo che il saggio ha in comune con la narrazione il fatto che non sa bene a priori quale sia il suo oggetto, perché saggiare vuol dire andare avanti a tentoni. Cioè, io ho scritto una monografia germanistica su Wilhelm Heinze, quello fino all'inizio sapevo che volevo scrivere un libro su Wilhelm Heinze, quello è il suo oggetto, chi si interessa di Wilhelm Heinze magari può avere utilità a leggerlo, chi non si interessa di Wilhelm Heinze assolutamente non ha senso che prenda in mano questo libro perché non gli può interessare per niente. Un saggio invece è anche qualche cosa che come una narrazione prende a pretesto una cosa per parlare di qualche cosa d'altro. Come diceva il giovane Lukács, un'immagine per rimandare a quell'indicibile che c'è dietro a tutte le immagini, ma questo per rispondere. E l'altro, l'elemento, sì, bisogna vedere quando questa fusione riesce o no. Io credo però che ognuno di noi, io molto istintivamente la mescolanza di generi fa parte della nostra esperienza, perché ognuno di noi
insomma, se racconta un altro la storia di un amico o di un'amica di quello che è successo, è un narratore, sia pure. Se questo amico o amica è un comunista deluso da quello, diventa anche una cosa saggistica, perché fa parte della storia di questa persona, non solo la storia di come si è innamorato felicemente o infelicemente, ma anche la storia di come ha creduto o non creduto, cioè, ho detto il comunismo per dire la prima cosa che mi è venuta in mente, e quando guardiamo, non so, con malinconia o con fuori dalla finestra, siamo lirici, cioè, io credo che ci sia una continua mescolanza di generi proprio nella vita, e il racconto della vita è questo, no? E questo il punto è dove questo diventa un guazzabuglio nell'esposizione e dove invece diventa un vero racconto o esposizione o descrizione, quello è un altro discorso. Buonasera professore. Buonasera. Volevo fare due domande abbastanza brevi. La prima, come si inserisce lei personalmente nel dibattito letterario contemporaneo, in particolare sulla fine del postmoderno? In particolare se nei suoi romanzi ha voluto in un certo senso riflettere sul valore della storia e anche del cosiddetto concetto di fine della storia. La seconda invece è se il fatto di essere uscito un suo estratto come tema di maturità nel 2013 non ha avere la sensazione di essere diventato, nel bene e nel male, una sorta di classico vivente, di un classico ancora vivo, insomma. Ma dunque, allora, la prima è che dice, io credo, per quel che riguarda il postmoderno, parola molto, insomma, bisognerebbe discutere, lei, Tommaso, lei non faccia... No, del postmoderno è molto difficile parlarne. Una cosa bellissima sul postmoderno aveva scritto Morpurgo Tagliabue, che era un filosofo morto molto vecchio molti anni fa. Se per postmoderno si intende la accettata caduta della ricerca di grandi temi, io certamente è una cosa che sento molto lontana. Se per postmoderno si intende una contaminatio tra, penso che sia la nostra condizione. Quello che, da cui mi sento molto lontano, è una certa tendenza attuale, soprattutto in campo letterario, a procedere come se non fosse successo niente. Cioè a scrivere dei romanzi come se non ci fossero stati Musil e compagnia bella, dico Musil per uno, ma potrei dire Ernesto Sabato, e questo credo sia impossibile, insomma. Penso cioè che non si possa ritornare a una confezione ordinata e armoniosa in un mondo che non possiamo più vivere come ordinato e armonioso, in cui naturalmente casca tutto, tutte le parti, non una ragione per disperarsi o per perdere la testa, ma certamente non si può fare, perché altrimenti si fa come in quella scorciatoia di Saba, in cui c'è un casamento, in cui la gente si scanna, tutto suddetto di colori, e c'è in una stanza una signora che suona la spinetta. Ora, suonare la spinetta senza avere la consapevolezza, senza opporre, perché allora sarebbe grandioso suonare la spinetta consapevoli di immetterla in un circuito in cui la spinetta non è più quello che poteva essere in un altro contesto. In questo senso mi trovo, insomma, penso, quindi io mi sento certamente molto vicino ai grandi classici tardo novecenteschi, ad alcuni, per esempio, anche ad alcuni premi. Io credo che non avrei scritto, mi sono accorto dopo, Alla cieca, un libro che ho scritto pubblicato 10 anni fa, se non avessi letto un libro affascinante di uno scrittore messicano, Noticias del Imperio, di Fernando del Paso, che in qualche modo, ho scoperto dopo, mi aveva dato, il che non vuol dire che io abbia saputo cogliere giustamente la lezione o no, questo sta a chi legge il libro, e su quel rapporto il tempo, i vari tempi che si mescono nel tempo della narrazione. Questo è stato, tra l'altro, piccolo aneddoto, nel mondo Pazzoide editoriale, pensate che questo
Fernando Del Passo, che ha scritto è un autore di grande successo. Mi ricordo anni fa a Francoforte c'era un suo libro Palinuro del Messico, che veniva appunto, è stato tradotto in tantissime lingue. C'è questa Notizias dell'Imperio, libro affascinante, che ha 900 pagine, e di cui si è innamorato uno stampatore napoletano, Profeta si chiama, che non è nemmeno un editore, uno stampatore, e quindi immagino le spese, la traduzione, insomma, questo è la traduzione. E lo ha stampato senza nessunissima distribuzione, per cui credo che non abbiano venduto neanche 10 copie. Io ho fatto una pagina sul Corriere, mi hanno detto alcune librerie triestine che poi qualcuno aveva chiesto il libro, ma il libro non c'era, il libro è caduto. Questo per dirvi le insensatezze del mercato. No, l'altra cosa che dice del tema maturità, no, assolutamente, il tema maturità, mio figlio maggiore era seccatissimo di questo fatto, naturalmente, giustamente alcuni degli studenti mi hanno mandato quel paese, altri no, insomma, non mi passa per la testa, hanno preso. Tra l'altro credo che, adesso io poi non l'avevo vista in quel momento perché ero via, ero in mare lì in Dalmazia, ma penso che l'errore in quello fosse non nelle prime cose, perché avevano preso una frase mia che non ricordo onestamente, ma che era una frase, insomma, non era, insomma, la scoperta in America, ma non era neanche idiota, insomma, e poteva anche essere legittimata per una riflessione, stima di riflessione. Quello che non aveva senso in quella domanda era che poi mi pare finisse dicendo: collocate questa frase nel complesso dell'opera, cosa volete collocare nel senso dell'opera, come se gli studenti dovessero conoscere quello che ho scritto. Quello era l'errore, naturalmente, che era seccante, perché era una fesseria, no? Per il resto niente, l'ho presa, niente, insomma niente il contrario, non sono stato né esaltato né intimorito, sono stato contento di questa cosa qua, appunto, e basta, insomma, non è stato poi una grande emozione, ecco. Sera, le chiederei di riprendere e approfondire il gioco delle lingue nel nuovo romanzo. Ha già fatto cenno alla creolità, all'iddish o all'indio, quindi forse può interessare molto un arricchimento in questa direzione, già che ha fatto cenno all'uso di tanti oggetti come armi, il punto chiave del Museo delle Armi, forse può aggiungere qualcosa, qualche sua considerazione che ci piacerà moltissimo, come mi sono piaciute quelle che ho sentito fino ad ora, sulla lingua come arma, cioè dopo, diciamo, la felice comunione prebabelica e all'altezza della globalizzazione, come vede rispetto a quel mondo che rappresenta il romanzo, al mondo della Mitteleuropa, il gioco delle lingue nel mondo di oggi? Grazie. Difficilissima domanda, molto difficile. Per quel che riguarda questo libro, si è trattato di una cosa che si è imposta naturalmente, perché il personaggio di Luisa comporta un universo che in parte è triestino ebraico, però in parte non è triestino, e quindi mi ha portato necessariamente a fare i conti con altre tematiche, con altre lingue, con altre ninne nanne, con altre espressioni, con altre canzoni, con altre perché ogni lingua, naturalmente, si dice, si può tradurre, ma non è mai la stessa cosa. Muen en meu, che in creolo vuol dire ti amo, insomma, sì, vuol dire ti amo, ma sta a vedere se proprio vuol dire la stessa cosa. Quindi certamente io credo che il pericolo, naturalmente, è che la difesa, a cui io credo molto, perché credo naturalmente che con ogni lingua che muoia, muoia naturalmente tutto un mondo, muoia qualche cosa. Naturalmente non si tratta di difendere con una fissazione identitaria una peculiarità immutabile, come se il triestino fosse una specie di categoria platonica che poi la malignità del divenire del mondo schiaccia perché altre lingue
per finire con l'inglese, si capisce, e io credo che certamente siano delle modalità fondamentali per cogliere delle sfumature del mondo in questo senso che altrimenti non si colgono. E ci sono per esempio la Nina Nana del Marron, lo schiavo fugliasco e temuto, non è la stessa cosa di un'altra Nina Nana, e quindi come tale va, ecco, il problema è l'enorme difficoltà è di difenderle senza spirito antiquario e senza in qualche modo fissazione, perché è chiaro che la lingua è fatta, insomma, i nostri nonni, i nostri genitori muoiono, e questo è naturalmente, e quindi è molto difficile. Io sento molto questo tentativo di continuità e la difficoltà di coniugarlo con una libertà che non sia appunto un voler fermare le cose. Certamente se io penso, insomma, buttata fuori a piade de scuola mia sorella per via di quel pastroccio col fio della bidella, e questo certamente pastroccio non è pasticcio, perché il pastroccio che diventa, e questo certamente è una cosa che si sente moltissimo. Poi mi ricordo che quando è interessantissima, a questo punto di vista, è stata una grande disputa fra due linguisti, uno era Ive e l'altro non ricordo adesso, quando morì l'ultima donna che parlava il veglioto, cioè la lingua parlata sull'isola di Veglia in croato, Kirk, nel Quarnero, che è una specie, che è una mescolanza istro-veneto-slava, veneto-slava. E allora uno dice: è morta con questa donna il veglioto. E un altro linguista, se non mi ricordo quale dei due, dice: no, dice, perché una lingua è un fatto sociale, e quindi quella lingua era morta quando è morto il penultimo. Perché? E invece non è vero, perché in realtà io per esempio parlo col mio cane e gli parlo naturalmente in italiano o in dialetto, no? E questo è chiaramente, e quindi basterebbe, e parlo, anche ognuno di noi parla con se stesso e parla in una lingua. Io quando parlo con me, anche le cose, parlo in italiano, e quindi in qualche modo ma il problema è difficilissimo. L'altra cosa è naturalmente il pericolo di, mi ricordo una volta quando c'era la storia che il Politecnico di Milano aveva deciso che le lezioni fossero fatte in inglese. Allora, un conto è, dato che bisogna prendere atto che l'inglese è una lingua veicolare, e quindi va benissimo per esempio dire che i convegni si possono fare tutti in inglese, io sarei scocciato per fare una pessima figura, ma comunque pazienza, tanto, però questo è giusto, così mio figlio che è professore in Francia scrive le sue cose, è un economista, in inglese più che in francese, e va benissimo. Però il fatto di tenere lezioni in università, insomma, in inglese tutti, mi parebbe, allora io ho detto anche la letteratura, allora i narratori italiani dovrebbero tutti scrivere in inglese, perché no, cioè per essere così. E poi siccome la lingua ha a che fare con la vita, dicevo, bisogna anche che nella vita sia l'inglese, bisognerebbe fare l'amore in inglese, ho detto, mi sono inventato che un mio amico del consorzio agrario mi ha detto che è andato in America, che fare l'amore in inglese è tutta un'altra cosa, in questo senso, quindi, però è molto difficile trovare un equilibrio tra una difesa che deve essere accanita ma non fissata. Detto questo, io sono molto per difendere, insomma, perché mi dispiace di tutto ciò che muore, naturalmente, soprattutto delle lingue che muoiono. E infatti anche per questo libro è pieno di canzoni, di cose, di ninanane, ritrovate, recuperate, questo. Ma non, spero, non con spirito antiquario né nostalgico, perché la nostalgia guasta la cosa, no? Ancora qualcuno? Ah, okay. Io sempre a proposito dell'ultimo romanzo, volevo chiederle di parlarci del gioco che viene creato tra le diverse persone che narrano le vicende. In particolare volevo chiederle se alla luce di queste sue scelte c'è tutta quella serie di considerazioni che vengono fatte nei capitoli iniziali sull'io e sul ruolo che deve avere nei rapporti.
Sì, naturalmente all'inizio c'è questo che però è, c'è questo rifiuto addirittura del protagonista che dice sconveniente, cosa osceno dire io e così figuriamoci. Questo. Naturalmente anche qui non sono affermazioni teoretiche che io faccio, sono affermazioni messe in bocca a un personaggio che è chiaramente alterato, che però dovrebbero contenere non una verità, diciamo, o quella che o una posizione mia di fatto, però la sottolineatura di un reale problema, naturalmente di che cosa significa dire io. Cioè, quando si telefona e dice pronto sono io, chi? No? Dipende tutto dalle persone, basta pensare al telefono. No? La possibilità di dire sono io presuppone un numero molto limitato di interlocutori e anche di particolari rapporti. È chiaro che se uno telefona la persona amata non dirà io sono Claudio Sebastiano Francesco Magris, no? Questo così. E dirà, potrà dire sono io, sperando che dall'altra parte non si dica io chi, cosa che può anche succedere naturalmente. E quindi questo certamente è messo molto in discussione, questo è in modo diverso, in modo allucinato dal protagonista, vissuto in modo, diciamo, proprio vissuto più che teorizzato da Luisa, dove naturalmente il rapporto comporta anche il rapporto così nella vita sentimentale, con stare insieme o lasciarsi, che cos'è naturalmente dire io in rapporti diversi, tra dire io tra due amanti o tra due ex amanti non è la stessa cosa naturalmente, no? Anche se questo, no? Cioè, sono problemi, ecco, questo, credo che l'aspetto forse più interessante sia questo dell'io proprio tra persone che sono in una relazione che è cambiata, che resterà però sempre fondamentale, ma con delle modalità molto diverse, che quindi cambia anche il significato di ciò che è per uno o l'altro, no? E quindi dire io in questo senso. Uno che voglia ancora proporre una domanda, un intervento? Beh, allora a questo punto direi vi ringrazio tutti per essere intervenuti questa sera, ringrazio soprattutto il professore per averci regalato questo momento molto bello e importante. Grazie a tutti. Grazie.